ne abbiamo accolti un po' più all'interno li abbiamo fatti accomodare e poi tutti attorno alla barca, c'erano tutti questi extracomunitari, erano tutti appoggiati, tutti qua seduti, tutti attorno. Ed eravamo su in 55 persone, perché quando poi l'hanno contati che siamo arrivati in porto, loro erano 47, noi 8, 55. Le urla che buttavano erano proprio, sembrava gente che stavano ammazzando, e però sicuramente quando hanno visto noi si sono tranquillizzati e piano piano quelli che abbiamo potuto li abbiamo raccolti tutti, e credo che quelli che erano attorno all'isola, qui fuori dall'isola, sono stati tutti raccolti da noi, dalla motovedette e da altri pescatori o anche turisti che erano in giro. Se sono dispersi, credimi, dispersi vuol dire purtroppo gente che è morta. Un paio li abbiamo raccolti che secondo me, se stavano in acqua ancora un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, sarebbero negati, perché proprio erano stremati e erano proprio consumati, devo dire proprio una cosa inverosimile. È difficile. Una situazione non bella, però io vorrei solo che si decidessero a fermare questa morte di sti cristiani, perché sappiamo quelli che arrivano, ma non sappiamo quanti ne partono. E io quest'estate ho avuto una brutta esperienza con i clandestini, perché hanno, è tutto un discorso diverso, hanno cercato proprio su questa barca di aggredire, hanno aggredito mio nipote, e un tunisino ha cercato anche di fare violenza all'amica di mio nipote. Stiamo parlando di ragazzini di 13 anni. Però pur con tutto questo fatto che è successo, non me la sono sentita di non dargli soccorso. Quello che è successo l'altra volta continua a succedere. Poi i tunisini, caro mio, non sono stati capaci di fermarli, continuiamo a andarli a prendere e continuiamo a farci fare male. Non è che si capisce il perché, non è che si capisce il perché dobbiamo subire queste cose. Guarda qua, questi nel loro paese non sono capaci e non possono dire una parola, arrivano in Italia e fanno quello che vogliono, perché? Boh. Ma che cosa dobbiamo dire? Noi ormai siamo pure vittime di questa situazione. Che c'è da dire? Che c'è da fare? Che dobbiamo fare? Dobbiamo solo guardarci di quello che può succedere e cercare di non farlo succedere a noi. Ognuno pensa per la sua famiglia, per i suoi figli, per i suoi nipoti. Che c'è da fare con una situazione del genere? Che c'è da fare? Io non lo so. Se non lo fa il governo quello che bisogna fare, noi che possiamo fare? Ma noi eravamo in vacanza, oggi ci siamo trovati questa cosa qui in centro, cioè penso che sia una situazione, cioè, paradossale. Ma che è successo? Dopo l'incendio ieri del CIE di Lampedusa, diciamo, sappiamo tutti che questi tunisini sono scappati per tutta l'isola, circa 1200. E adagiandosi poi alla sera per andare a dormire nelle piazze. Una di queste è questa attualmente, sequestrando un locale, il Delfino, il ristorante, e diciamo alla fine non permettendo alle attività di lavorare. Questa è una zona in Porto Vecchio dove ci sono più di 8 attività che hanno
hanno chiuso, non hanno potuto lavorare. A quanto pare questi tunisini si erano appropriati delle bombole di questo ristorante in Delfino, bombole che loro intendevano farli scoppiare per creare ancora panico, al che sono intervenute anche le forze dell'ordine, sono intervenute anche i lampedusani e è successo quello che è successo, tiri di pietre, tavole, legni, di tutto quello che si trovava, così piccole cose che si sono, diciamo, a vicenda tirati uno con l'altro. Sinceramente io ero al lavoro. Poi al ritorno sentivo, ho visto anche delle persone che correvano con delle sbarre di ferro, anche di legno. Poi sono sceso qua giù e mi sono reso conto più o meno di quello che è successo. Le forze dell'ordine hanno recuperato tutti gli extracomunitari e portati, diciamo, vicino al centro, che sono più controllati, diciamo. Si è pronta, chi ti sta carissima bene ora, meno più contadini. Per il turismo magari sbarcano e poi non si vedono, però questo fenomeno sembra che stava finendo, invece è aumentato, io non lo so. Siamo preoccupati. Ma no, insomma, adesso insomma stanno arrivando, vedo io qua, sono in banchina, vedo che ci sono sbarchi in massa e quando arrivano così in massa si incomincia a preoccupare. Non è solo un gommone, due, tre, qua, quello che vedo io sono 300. Qua bisogna organizzarci perché non sappiamo che fine facciamo, si sta presentando la stagione e mi sa che stanno continuando gli sbarchi in massa. Che saccio, un saccio per venti, un comune se ne deve vedere, se ne va. In questo momento è chiaro, c'è un problema igienico-sanitario, qualche notizia trapela, si sa che c'è questo contratto capestro che vorrebbe fare lato Gesa 2 nei confronti dei comuni, alcuni sindaci pare che abbiano accettato, però ora pare abbiano ritrattato, insomma c'è un po' di confusione. Scusa, ma perché? Perché è così, voglio parlare con Picciotto, le domande fatte no. Così dice, fuori sì, caido sono, capiste? Non hanno cosa, capiste? No, un buon carabinieri, dice, perché caido mollo, di sera c'è dove le luci, caido. I miei grandi fanno tutto ciò davanti indietro da qua, fino a poco fa ne hanno passato quattro. 200, giorno sulla montagna e passano da qua, e fanno... Stavo scendendo tutto il giorno, però non mi hanno dato fastidio. Tutta la giornata fanno così, fino a mezzanotte. Niente, abbiamo visto che passano, vanno in paese e poi la sera tornano a casa. Fastidio, prima non lo facevano che scassavano le case. Passo da gruppetti di qua della via Depositi. Ma non lo so, le vedo scendere da là sopra, non so. Sicuramente perché c'è il centro accoglienza là sopra. Scendono di qua. A gruppi da 4, da 5, da 6, da 8, da 10. Preoccupati sì, perché che ne so, stiamo tutte con le porte chiuse, perché chissà, c'è l'ombra da Napoli, visto magari si infermo di Indra. Magari che se hanno bisogno, se hanno fame, se infilano d'incia, che ne so, Per me non succede niente,
e non disturba nessuno, vanno a camminare. Sai quando ci pensiamo noi? Quando succede qualcuno c'è un morto a mezzo alle strade. E allora tanto ci arrabbiamo tutti. Non disturbare, fino ad ora non disturba nessuno. Sembra che non vogliono che si prendano le impronte digitali, non so che cosa. Non lo so. Andiamo a continuare forse per te. Penso che vogliono andare via da Lampedusa, penso. È pure giusto, perché qua che cacchio devono fare qua queste persone? Arrivato a questo punto non so cosa pensare. C'è gente che viene dall'Eritrea, viene dalla Somalia, arriva qua a Lampedusa e manifesta. Cioè, ma che cosa ci dobbiamo fare noi? Non è una buona immagine per il turismo a Lampedusa questi ragazzi. Io penso che la gente deve manifestare al suo paese, non a casa degli altri. From the third world, Eritrea, Ethiopia, Somalia. Spiega che vengono da diversi paesi e da molto lontano. Certi di Eritrea, Eritrea, Somalia sono passati per il Sudan prima di arrivare in Libia, dove hanno preso la barca per attraversare il Mediterraneo. Quindi già hanno fatto un percorso molto lungo e molto difficile. Sono stati salvati dalla Guardia Costiera italiana e sono molto riconoscenti, dicono grazie a loro, però adesso sono qua a Lampedusa da 3 settimane, aspettando un trasferimento e rifiutando di dare l'impronta digitale, perché sanno che per forza dovranno rimanere qua in Italia. E significa per loro passare ancora anni a aspettare documenti, non avere lavoro. Quindi non vogliono rimanere qua in Italia, vogliono la libertà, vogliono poter andare dove ci sono più opportunità per loro. Questi ragazzi che sono in prevalenza eritrei stanno protestando da alcune settimane perché non vogliono rilasciare loro impronte digitali. Perché una delle conseguenze degli accordi di Dublino è che se i migranti arrivano ad esempio in Italia o comunque nel primo paese d'arrivo sono costretti a presentare la richiesta d'asilo, se non nei casi eccezionalissimi, e quindi a restare nel primo paese di arrivo. Queste persone evidentemente non vogliono restare in Italia perché hanno capito che anche qui c'è la situazione economica, di lavoro eccetera, che non gli permette di avere una prospettiva migliore o comunque desiderabile, e dunque vogliono andare in altri paesi che non siano l'Italia. Questa norma è una delle tante che limita la libertà di movimento delle persone. È impensabile che queste persone per arrivare qua debbano prendere dei barconi e pagare 1.000 euro o dollari all'associazione criminale, e le nostre vedette vanno in acque libiche a prendere queste persone facendo dei salvataggi in mare, e l'Italia fa accordi con la Libia, Frontex viene pagato 1 milione di euro dalla Comunità Europea, tutto questo per reprimere la libertà delle persone di spostarsi come e quando vogliono, invece di pensare a dei sistemi di viaggio che siano normali e che garantiscano la dignità che queste persone stanno dimostrando di avere in maniera enorme,
di tutta la retorica di questi giorni sulle Lampedusa e l'accoglienza, diciamo le cose come stanno, a Lampedusa c'è una minima parte di persone che è per l'accoglienza e che ha lavorato per l'accoglienza, il resto delle persone, diciamo le cose come stanno, non vogliono i migranti su quest'isola, tentano in tutti i modi di nasconderli e si vergognano quasi della presenza di queste persone sull'isola. Noi non vogliamo assolutamente che queste persone e l'isola di Lampedusa viva quello che sta accadendo, però bisogna criticare le cause e i motivi per cui queste cose stanno accadendo, che sono i motivi politici, di politica internazionale, di accordi della comunità europea, di guerre che continuiamo a fare, imperialiste, con la comunità europea, con gli Stati Uniti d'America. E Lampedusa non merita il premio Nobel per la pace, e ammesso che sia un riconoscimento da volere, e se ci sono dei riconoscimenti vanno dati a tutte quelle persone che in silenzio nel mondo, lontane dalle telecamere e da tutto questo clima di ipocrisia, lavorano ogni giorno in silenzio per portare veramente la pace. E ricordiamoci che il Nobel per la pace è stato dato anche alla comunità europea, che continua a acquistare armi e fare guerre, cioè, è un'ipocrisia assoluta. Tutti 9. Io sto centro per lei un baguette, perché io non fumare. I'm from Somalia. We are here for 3 weeks, but it depends, there are some who are here almost for a month and a half. Actually, we are 800 by now, more than the capacity of the center. It is supposed to be 200, but we are 800. Probably there's more place we carry it on the fence. Uh-huh. That's how we come out of the fence. Yeah, on the back of the center. Ow. Okay. Come va? Probably the condition is not good. For instance, I'm underage and we do sleep on the floor because we don't have the basic requirements. When we go to a doctor, he doesn't give us the medication we needed. He just gives us one tablet. So, really, we were in critical time and in that days. So, there is no anyone who can't feel what is going in the sea, because and we feel very cold. We are on the sea more than 8 hours. So, an Italian marines, they come us and they saved us, and really, we were more than 70 persons. We come here as well as possible, and really now we are in Lampedusa, and really, and majority of our people have our own problem. For example, and maybe if your brother or sister or your wife is died in the sea, you may feel shock on your dream in every night. Okay, probably for instance, it's actually I want them to tackle the Libyan people, because the way they treat the Somalian people, not only the Somalian, all the blacks, is that is out of humane, that is inhumane. They are not supposed to treat that people that way. We want all the people, all of the world, all the countries to tackle the Libyan country, because that is the worst country I've ever met. Yeah, okay. I don't like that country because of the discrimination. There's a lot of discrimination we face in that country. So we would like all the world to tackle that country and do something about it. Now we have been staying here more than 40 days. And so that is why we need our worker. We are requested to remove here to get transfer as soon as possible. Really, if I see the sea, I feel afraid, because for example, my sister had already been right in the sea, and I can't see well. Okay, I see, and I say Italian marines, and thank you because they saved us, and now we are good. But really, and as you can see, and some of us, an Italian, they save us, but by physically. Now we wanted to get other and saving and by mental, because we are in critical time. We dream day and night. We can't sleep. We can't get any good treatment. So we need as soon as possible to remove here. Sono pronto, sono su.
Spagna ci sparano. In Grecia pure ci sparano. E qua lo dobbiamo tenere noi. Stanno mettendo le barche per passare il porto per non entrare. Devono andare da Lampedusa. E noi stiamo morendo tutti qua. E i signori che ci sono al governo non vengono a constatare qua a Lampedusa. No, il governo ha deciso di metterli tutti qua e noi ce ne andiamo. Allora, noi gliela possiamo pure lasciare. Ci pagano e ce ne andiamo. Ci pagano e ce ne andiamo. Perché noi non è che possiamo stare così a prendere malattie, a rischiare le malattie per i bambini e tutto. Non può essere così. Siamo all'esasperazione totale. Basta. Io non ho più parole. Mi sento avvilita. Hanno sferlato, hanno ammazzato due cagnoline, l'hanno sferlato e l'hanno fatto arrosto. Vede che appunto siamo arrivati dell'isola. Vede che appunto siamo arrivati dell'isola. Un'invernale che non lavora. Perché prima per il caro gasolio abbiamo fatto lo sciopero. Poi ora aspettavamo l'estate per allargare un po' il mondo che si lavora col turismo. E invece no, perché è successa questa odissea. E perciò... Ora che cosa dobbiamo fare noi? Ditecelo, che ce ne andiamo, ditecelo, che ce ne andiamo! Secondo me loro ne stanno approfittando perché questa gente le ha ospitato, le ha dato da mangiare, però in mezzo a questa gente devono sapere i nostri politici che c'è gente anche cattiva e già incominciano ad aprire le case, incominciano già a rubare nei bar, incominciano a fare delle cose che non dovrebbero fare. Ragion per cui a questo punto, ma io dico solo una cosa, i nostri politici si dovrebbero vergognare. Innanzitutto il signor Marone, che oggi si è messo a fare polemica perché è venuto Lombardo. Lasciamo perdere noi la politica, qua bisogna stare tutti insieme per poter fare qualche cosa. Questa è gente che merita altro e con quale diritto stanno rovinando quest'isola? Cioè, questa è un'isola che può dare ospitalità a 1000, 2000, 3000 persone, ma questa è già diventata, veramente un'esagerazione, questa è un'emergenza, ma che cosa vogliono vedere? Che succede qualche cosa? Vogliono vedere che ci scappa il morto? Oggi siamo costretti a comunicare e a mandare a tutte le istituzioni questo segnale, chissà ci prende in considerazione e di venire incontro ai lampedusani di quello che sta succedendo. Allora ti racconto la mia storia di ieri sera, che io alle ore 19 lascio mia moglie in chiesa e alle 20 all'uscita della chiesa ci siamo soffermati un po' a ascoltare il presidente della regione siciliana. Tornando a casa alle 20:30 e vediamo la porta aperta, mi sembrava che era Mirko, mio figlio, che ha lasciato la porta aperta, invece mi sono trovato dei clandestini dentro che hanno sfacellato tutta la casa, hanno derubato loro soldi. Io cercavo di bloccarle e loro si sono spaventate perché ho chiamato i carabinieri e la forza dell'ordine, ma la forza dell'ordine è impegnata perché siamo 6.000 emigrate, giustamente hanno perso una mezz'oretta di tempo per venire a casa e loro si sono spaventate e hanno fatto l'aggressione contro di me e ho subito un pugno in faccia. E hanno, diciamo, sono fuggiti, sono andati via e basta, è finita così, diciamo, questo intervento. Poi sono venuti i carabinieri a fare sopralluogo e stanno valutando loro cosa fare. Ho fatto denuncia, e stanno provvedendo per mandare questa denuncia alle varie istituzioni per segnalare questo furto e lesione, diciamo, ecco quello che sta succedendo, è quello che mi è successo. Hanno fatto cose che mi vergogno a dirlo, perché noi lampedusane non eravamo abituate e non lo dico quello che ho trovato a casa. Io sono stato, diciamo, il primo sbarco che è arrivato. Appena siamo arrivati, una scena veramente raccapricciata, apocalittica, perché c'era un mare di cadaveri dappertutto. Questo relitto, diciamo, a 50 metri di profondità, poggiato in assetto di navigazione, con il numero di cadaveri non si può stimare. C'è una cosa pesante, veramente pesante, cioè vedere tutti questi cadaveri, a parte che soccorrevi piangendo, perché soccorrevi, recuperavi piangendo, perché ti viene una cosa qua, anche perché poi l'ironia della sorte è che questi erano arrivati, cioè a un miglio da Lampedusa, dalla costa, erano quasi sulla spiaggia,
penso che mi rimarrà in testa per sempre, perché non si può cancellare una cosa del genere. Sì, sono andato giù con Simone D'Ippolito e siamo scesi e abbiamo visto un casino. Ci siamo guardati in faccia e Simone piangeva sott'acqua. Abbiamo visto morti dappertutto, ce n'erano fuori sulla sabbia, in coperta, dentro. Non si può descrivere, non lo so. Sì, c'era gente fuori dalla barca, pure appoggiate a terra, donne, testi che uscivano dai finestrini, non lo so. Stanotte non ho dormito, ce l'avevo sempre davanti agli occhi. Ogni vita sia riguadagnata e qualche momento tenebra per loro. Mette a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Via. E abbiamo visto anche le richieste, vogliamo identificare i morti, perché non fare l'invito? Io ho parlato anche col prefetto, mi ha delegato di fare, l'ho fatto, ma noi vogliamo che questi migranti abbiano la possibilità di vedere le foto dei loro morti prima che queste bare partano, perché hanno il diritto di fare una preghiera. Allora, io volevo dire due cose al Presidente. Intanto la sua presenza qui a noi fa piacere, ovviamente, però io ricordo il suo primo viaggio da Presidente della Regione Sicilia, fu a Lampedusa. Da allora la mia domanda è: cosa ha fatto concretamente rispetto all'immigrazione, perché noi siamo a statuto speciale, no? E poi lei ha parlato nel suo discorso diverse volte delle guerre, delle armi, eccetera. Perché dobbiamo fare costruire il MUOS in Sicilia, che è un sistema di morte? Perché dobbiamo tollerare noi in Sicilia di avere Sigonella? Perché dobbiamo tollerare in Italia che il Parlamento compri gli F-35? La guerra è il primo motivo, la prima causa per cui i migranti scappano dal proprio paese. Ma questa è ipocrisia, Presidente. Non si può da un lato condannare la guerra e dall'altro comprare gli F-35, da un lato condannare la guerra e dall'altro fare costruire... Ascolti, lei ha fatto un discorso che io condivido, però poi nella pratica va applicato, perché è vero che la prima problematica, perché i morti che abbiamo visto noi e di cui non possiamo più tollerare la vista, è che questo accada come comunità di Lampedusa. Non lo accettiamo più, però di questi morti in Africa e Medio Oriente ce n'è quadruplicati anche grazie a noi. Le istituzioni, a mio avviso,
non possono stare solo nel palazzo, devono andare incontro alle persone, devono saper ascoltare, devono mettersi al servizio. Oggi al centro di accoglienza io ho visto i deputati che hanno voluto partecipare a questo, a questa missione, a questa, come la vogliamo chiamare, a questa delegazione. Ho visto fare questo, ho visto mettersi al servizio dei migranti, degli operatori umanitari, hanno ascoltato, hanno fatto le domande, hanno preso degli impegni. Questa è la politica che vorrei. Ti debbono vergognare di tutto ciò che succede sull'isola di Lampedusa e Linosa, su quello che sta succedendo. Sono tutti complici, sono tutti da condannare, non si cerca una persona sola. Chi ci rappresenta in Italia? Cosa stanno facendo? Dalla Boldrini, che è venuta tanto, che stimo pure tantissimo, da tanti anni a Lampedusa, ma da allora a oggi cosa è cambiato? Non è cambiato niente e sarà così. Si abbasseranno i riflettori e ci troveremo con altri morti ogni giorno, con due, tre, e questi non fanno notizia, cerchiamo lo scoop di 300 morti. È vergognoso, ragazzi, mi vergogno che di tutto quello che ho sentito lì dentro. E vengono qui da vent'anni, loro intendo la classe politica, no? Che siano parlamentari, che siano senatori, che siano dentro un gruppo parlamentare, che siano nel governo, che siano nel senato, eccetera. Sembra che nessuno abbia responsabilità, non si capisce chi governa questo paese. E allora loro parlano delle condizioni disumane del centro, è dal 2011 che il centro è bruciato, non l'hanno ristrutturato, lo dovevo ristrutturare io, lo doveva ristrutturare la comunità di Lampedusa, chi lo deve ristrutturare questo centro? E i trasferimenti, vengono a dire loro, cioè questi politici, ci vengono a dire qui tutte le cose che noi sappiamo e che sono di competenza o del Parlamento o del governo. Quindi che cosa vengono a dire? Quello che non hanno fatto, perché i trasferimenti dovevano essere assicurati non oggi, da vent'anni che i trasferimenti non vengono assicurati entro le 48 ore o le 3 giornate. Qui c'è un centro che scoppia con più di 1000 persone perché il governo non fa i trasferimenti. Il governo, non noi. Quindi cosa ci stanno raccontando a noi? Ci stanno venendo a denunciarsi, stanno venendo a dire ci sono questi problemi, ma chi li deve risolvere questi problemi? Non lo sappiamo che problemi sono questi. O bisogna aspettare che muoiano 300 persone per venire a fare la loro passerella qui, a dirci che cosa? Che cosa? Cosa ci devono dire? Devono fare, se hanno una dignità, non dovevano venire. Dovevano fare e poi venivano. Perché il politico parla al futuro. Parla al futuro. Questa classe politica, questa classe politica. Adesso abbiamo, di questo naufragio abbiamo 94 cadaveri, di cui due bambini piccoli, una femminuccia e un maschietto di circa, la femminuccia un 2 anni, ho calcolato io, il maschietto un 3 anni, e in totale i cadaveri sono 94, sì. Però hanno iniziato le ricerche subacquee che credo che siano molto di più. I sopravvissuti sono al centro, tranne che due donne, una gravida, che prima le abbiamo rianimate, quindi tirate fuori dalla morte certa, e dopodiché le abbiamo trasferite a Palermo in Eli Soccorso perché avevano delle una grave patologia respiratoria dovuta proprio all'ingestione di carburante. Dietro qua. Tutto in mare che gridavano. Gente che gridava, alzavano le mani, quello che abbiamo potuto fare noi l'abbiamo fatto. Abbiamo prestato soccorso, abbiamo salvato 18 vivi, erano 2 morti, 20 persone. Questa salvagente con le cime, con la scaletta, mettendoci anche noi fuori la barca.
per portarle su, perché scivolavano che era piena di naffita, di olio, naffita, robe varie. Ce n'era un mucchio, gente che con le mani alzava in aria fuori dell'acqua, però calava giù, capito? Non erano stremati, insomma, dai. L'abbiamo portata lì a Punta Favaloro. Ce ne siamo accorti perché venivamo verso il porto e la barca era davanti a noi, capito? E allora mio fratello dice, ma che butta la gente in mare? E così siamo andati vicino e abbiamo recuperato quello che c'era in mare, perché erano distanti uno dall'altro. L'abbiamo recuperato la gente pure legando le cime nel corpo per tirarle su, perché erano stremate, non ce la facevano. Legarla con una cima, io ero fuori barca, con la scaletta imbracata qui dai fianchi, e l'abbiamo tirata su. I morti l'avevano i ragazzi, non li lasciavano loro stessi, l'avevano tenuti per le magliette, capito? C'era parecchi ragazzi nudi, la maggior parte tutti nudi erano, senza vestiti. L'unica cosa che mi è rimasta impressa è quella bambina, da 7 anni, perché ha visto che era l'altezza di mia figlia, l'età di mia figlia e come era vestita. Per me sembrava una bambina bellissima, che aveva una maglietta rosa, tutta laminata, e quel pantaloncino nero, che era piccola, aveva le treccine fatte, che mi sono messo a piangere veramente, perché so che significa essere padre. Il vendatore mi ha detto di domenica lavori, e io no, attualmente sono fermo, dobbiamo caricare i morti. Io sono andato qua a Punta Favaloro, mi hanno detto ci vai là che ti danno tutto l'occorrente che tu devi lavorare, le tute, le mascherine, i guanti, tutto occorrente per non respirare tutto l'odore che loro, che dopo 8 giorni a fondo nel mare incominciamo a puzzare. Una cosa per me, quello che ho visto io, è indescrivibile. A parte che se non mi pagavano, lo facevo lo stesso, perché l'istinto ti porta a aiutare. E l'ho fatto per lavoro, per dare a mangiare a mia figlia e a mia moglie. Dicevano che il camion, questo che trasportava i morti, lo dovevamo bruciare, o se no togliere il cassettone e mettere quello nuovo. Il camion era utilizzato per Lampedusa, faceva Lampedusa, Porta Empedocle, cioè Porta Empedocle poi prendeva la frutta con la merce, arrivava a Lampedusa e la frutta la dividevano tutti quelli che vendevano la frutta. Era il camion di trasporto. E dopo che abbiamo messo 24 cadaveri sul camion, dice ce ne sono altri 10. Però lo dobbiamo mettere sul camion. No, signora, gli ho detto, signora, io sul camion non li metto, perché loro hanno attraversato il mare per venire a Lampedusa, sono morti qua all'isola dei conigli, e lei mi viene a dire a me di mettere altri 10, io gli devo passare con i piedi su quel cadavere che sono morti straziati. Non li metto sul camion. Mi risponde l'altro della polizia scientifica, c'ha ragione Francesco, non li possiamo mettere là, non si può camminare su un morto, dici, che ha sofferto per venire a Lampedusa. Voleva che io, cioè, per mettere i cadaveri là sopra, io dovevo passare con i piedi sopra, sul loro corpo che c'era morto. A me non mi stava bene. La mia preoccupazione era, respirando quell'odore che era cattivo, se prendevo qualche malattia, perché non mi sono fatto neanche un vaccino. Qualche malattia che poi contaminava sia mia figlia, mio figlio, mia moglie.
cadavere che noi abbiamo preso, perché il primo giorno ne hanno preso due ragazzi da Lampedusa, non so se erano due o due militari o da Lampedusa, ne hanno preso 100 e dopo non ce l'hanno fatto più perché l'odore era la puzza era indescrivibile. Ci ha chiamato questo imprenditore e noi ne abbiamo preso 264. E l'ultimo giorno, che sarebbe il settimo giorno, che hanno portato quella bambina di 7 anni, che aveva l'età di mia figlia, che mi ha messo a piangere, mi sono andato dal camion, che lui mi ha detto: dove vai? No, prendeteli voi, io non ce la faccio più a stare qua, che era molto piccola la bambina, ancora aveva una vita davanti. E là, quella signora, che quel bambino non ha visto la luce del giorno, un giorno, almeno un giorno non l'ha visto la luce.